Vi proponiamo ora un'intervista a Lorenzo Bini Smaghi. Bini Smaghi è una personalità di spicco a livello europeo e a livello internazionale che ha ricoperto ruoli molto importanti nell'ambito economico. A lui abbiamo chiesto quali sono le riforme che il nostro paese dovrebbe fare per uscire dalla crisi economica e quanto realistica possa essere l'ipotesi di una crescita economica del nostro paese nel breve periodo. Vediamo che cosa ci ha risposto. Presidente Bini Smaghi, già prima della crisi, ma sicuramente di più con la crisi economica, molte aziende italiane sono state comprate da capitale straniero, anche consistenti fette di quote di aziende strategiche come l'Enel o Finmeccanica sono state cedute. Come mai, secondo lei, nel contesto, della competizione globale, noi siamo più oggetto di conquista e non riusciamo invece a acquistare e a acquisire importanti aziende straniere? Innanzitutto direi, appunto, distinguiamo due cose: il fatto che arrivi capitale in Italia e rafforzare le aziende italiane, questa è una cosa non negativa, anzi direi positiva. Ci siamo lamentati a lungo che l'Italia non è un posto attraente, finalmente arrivano dei capitali che investono sul marchio italiani, questa è una cosa positiva. L'altro problema è invece l'incapacità delle aziende italiane forse di fare acquisizioni, anche se ci sono state delle eccezioni. Qui è un problema più anche di dimensione media delle aziende italiane che le rende più difficile partecipare alla competizione internazionale, perché se sei troppo piccolo non investi in ricerca e sviluppo, riesci meno a inserirti nei grandi vantaggi che offre la globalizzazione, e questo è un problema. Dunque cercare grandi alleanze deve essere una delle sfide che le aziende hanno e che forse il governo, a livello di governo, a livello di intervento pubblico, bisogna incoraggiare. Cioè lei dice che il sistema produttivo italiano, che è fatto principalmente da microimprese o piccole e medie imprese, in grande maggioranza, non ha la dimensione sufficiente per andare sui mercati esteri a fare acquisizioni importanti, quindi servirebbe una concentrazione delle aziende. Questo senz'altro, sappiamo che le aziende medie italiane sono dimensioni più piccole rispetto alle altre, le aziende più grandi hanno più facilità. Un esempio che riguarda la Snam, per esempio noi abbiamo fatto un'acquisizione in Francia e una in Austria, per cui insomma, se uno ha una certa dimensione poi può partecipare al mercato globale. In questo momento si parla molto della politica monetaria della BCE. Il famoso bazooka di Draghi, per usare un'espressione giornalistica, adesso è realtà. Lei pensa che questa nuova politica monetaria possa portare a un'inversione di tendenza nella crisi che finora non sembra voler abbandonare l'Italia o ritiene che sia necessario affiancargli altre misure? Sicuramente la politica monetaria crea delle condizioni, insomma, abbastanza straordinarie, perché abbiamo tassi di interesse praticamente vicini allo zero. Abbiamo un euro che si è deprezzato, arrivato vicino Moltissimo. alla parità. Abbiamo anche un prezzo del petrolio a livello globale che si è ridotto. Però tutto questo non basta. Se ci ricordiamo, all'inizio degli anni 2000, all'inizio dell'euro, erano delle condizioni molto simili. Avevamo un petrolio a 20 dollari al barile, più basso addirittura di oggi, un crollo dei tassi di interesse quando siamo entrati nell'euro, eppure la ripresa italiana è durata un paio d'anni e poi Ed è stata anche piuttosto debole. e fu debole. E se andiamo a guardare poi i dati sull'export, addirittura abbiamo fatto bene un paio d'anni e poi dopo, invece che i volumi, sono aumentati i prezzi, i profitti, e le aziende italiane hanno perso competitività. Questo cosa significa? Che queste politiche, questo contesto internazionale è un contesto molto favorevole, però se non ci mettiamo del nostro rischiamo di avere degli effetti di brevissima durata. E qui arriviamo alla terza domanda, perché lei nel suo testo fa un'affermazione interessante, cioè il suo ultimo libro, Morire di austerità, ha una visione abbastanza critica rispetto alle politiche che sono state messe in atto all'inizio della crisi e che tuttora sono, diciamo, in qualche misura effettive. Lei sostiene che le misure relative all'austerità abbiano avuto un effetto negativo perché sono state prese in una situazione di emergenza in quanto una serie di paesi non avevano fatto le riforme strutturali.
Ma queste riforme, noi sentiamo continuamente parlare della necessità di fare riforme per avere una crescita economica, ma nel concreto, quali sono le riforme che potrebbero essere efficaci e che potrebbero portarci fuori da questa situazione? Noi abbiamo un problema in Italia di bassa crescita, bassi investimenti, non si creano nuove aziende, le aziende rimangono troppo piccole, come dicevamo prima, dunque dobbiamo cambiare tutti quei meccanismi che impediscano alle aziende di crescere e di investire. Quali sono questi meccanismi, questi colli di bottiglia? Sono ad esempio la burocrazia, il fatto che per creare un'azienda o per ampliare gli stabilimenti, via dicendo, ci vogliono autorizzazioni, regole, spesso è impossibile, piani territoriali, autorizzazioni che vanno avanti, in altri paesi le si hanno in una settimana, un Sì. mese, da noi sono anni e dunque gli imprenditori si scoraggiano. Secondo è l'incertezza del diritto, il fatto che tutto venga deciso da magistrature, ricorsi, controricorsi, incertezza, lunghezze, 10 anni per sapere se c'è stato un errore, c'è stato o qualche altro aspetto penale. Poi la rigidità del mercato, la mancanza di concorrenza e il mercato del lavoro. Ora abbiamo iniziato a fare dei cambiamenti con il Jobs Act, però quello che è stato il problema fondamentale dell'Italia in questi anni è la bassa crescita della produttività. Cioè, mentre il resto del mondo galoppava, innovazione, tecnologia, processi innovativi, in Italia diciamo, la capacità di competere sul mercato è rimasta sostanzialmente immutata. Queste riforme vanno fatte, le altre le hanno fatte e noi abbiamo tardato. Noi abbiamo anche, a proposito di innovazione, investiamo anche pochissimo rispetto ai nostri diretti competitors, in termini di innovazione, anche di ricerca, sviluppo e nelle università, nelle scuole. Anche questa è una questione abbastanza importante, direi. Sì, questa è una questione fondamentale. In tutte le classifiche internazionali noi siamo in fondo per l'università, per la scuola, per la ricerca e sviluppo. Se queste cose non si cambiano, rimarremo in fondo, non cresceremo. Allora, a quel punto, se non si cresce, il nostro sistema di welfare, di spesa pubblica e di pensioni, non è sostenibile. E allora bisogna fare l'austerità. In questo senso, l'austerità è il risultato di mancanza di coraggio e capacità di scelte per rendere il paese più competitivo. Io ho letto sull'Huffington Post, non so se la cosa è esatta, però io ho letto che anche lei è tornato sulla questione della crisi dello spread e ha attribuito la caduta del governo Berlusconi a alcune affermazioni che lui avrebbe fatto riguardo a un'uscita dell'Italia dall'euro. Anche Zapatero aveva recentemente affermato che la caduta di Berlusconi era dovuta a suoi contrasti rispetto alle politiche del Fondo Monetario Internazionale. Ma quindi possiamo dire che è vero, nel senso è così che è andata? In Italia spesso abbiamo tendenza a parlare di complotti, via dicendo. La crisi del governo Berlusconi del 2011 è stata una crisi dovuta all'incapacità, diciamo, del governo di far fronte ai problemi che erano emersi nel paese ma nel contesto internazionale. È chiaro che nel contesto internazionale tutti guardavano l'Italia, si aspettavano delle reazioni forti, perché probabilmente i mercati avevano perso fiducia nell'Italia, non compravano più titoli di Stato, dunque gli spread erano saliti su livelli elevatissimi, ci si aspettava una reazione forte, tutti lo chiedevano e il paese, se vi ricordate, il governo era paralizzato, le discussioni tra la Lega, Forza Italia, a quel punto Questa è un po' una costante dei nostri governi, è la litigiosità interna, insomma, lo vediamo anche governo-opposizione. cioè non c'è niente di nuovo, però una situazione che è una situazione di crisi internazionale. L'incapacità di dare un segnale forte che comunque il paese era gestito e ci sarebbero state delle misure molto chiare nei confronti anche degli squilibri interni che erano emersi, questa assenza ha portato poi a una paura, un precipitarsi della situazione che poi ha portato lo stesso governo alle dimissioni. Un'ultima domanda. Nel suo libro lei sembra essere piuttosto preoccupato per la tenuta della democrazia a seguito della crisi. Parla delle politiche di austerità che hanno creato un forte malcontento tra i cittadini che si manifesta nella nascita di movimenti e partiti che vengono definiti con un'espressione un po' generica, populisti. Lei ritiene che ci sia veramente un rischio, per la democrazia in Italia e in altri paesi europei? Lo vediamo con la crisi greca, no? Alla fine la Grecia che
anch'essa non ha fatto quelle riforme, ha solo aumentato la spesa pubblica negli anni prima della crisi, poi è arrivata la crisi e ha dovuto tornare indietro, solo che ritorno indietro voleva dire misure di austerità durissime, durissime, che poi hanno portato anche a grossi squilibri, diseguaglianze, cioè sicuramente è un paese dove alcuni stanno molto peggio di prima e altri invece no, c'è una disuguaglianza in termini anche di tassazioni, via dicendo. E allora invece di capire che sono stati fatti degli errori in passato, che forse bisogna cambiare politiche, si è detto che la colpa è dell'Europa, la colpa è delle banche, tutta una serie di complotti internazionali che portano al populismo, al nascere di partiti estremisti che cercano poi alla fine risultati di brevissimo periodo che rischiano di portare la Grecia fuori dall'euro, fuori dall'Europa, in una situazione molto peggiore di quella in cui si trova ora, insomma, un po' ripetizione della situazione argentina. Bene, io la ringrazio per la sua disponibilità e ringrazio i nostri telespettatori. Grazie.